Molto rapidamente, questo ordine del giorno nasce dalla discussione che abbiamo fatto nella Commissione Congiunta Urbanistica Patrimonio, in cui abbiamo espresso parere sulla delibera che ha appena illustrato l'assessore Montuori. Semplicemente con questo ordine del giorno noi chiediamo che proprio perché, come anticipava l'assessore, con queste delibere si è messo in atto un percorso amministrativo nuovo che diciamo, abbiamo imparato ad esplorare via via facendo. Ci sembrava opportuno con quest'ordine del giorno richiedere appunto che siano attivate qualora si procedesse con delibere di revoca di decadenza delle convenzioni degli immobili dei piani di zona, dalle quali discende la riammissione in possesso e quindi in proprietà di questi immobili al patrimonio capitolino, che appunto l'avvocatura intraprendesse ogni tipo di iniziativa per tutelare questo patrimonio, quindi queste proprietà immobiliari e ogni altro diritto ad esso connesso. Quindi è un ordine del giorno generico, ma ci sembrava opportuno, diciamo, richiedere e impegnare quindi la sindaca e gli assessori competenti in queste azioni, perché abbiamo potuto vedere proprio nell'attuazione delle delibere che finora abbiamo fatto, che in alcuni casi ci sono dei contenziosi in atto e nei confronti di questi contenziosi comunque l'amministrazione deve in qualche modo porsi per tutelare le proprietà immobiliari di cui ritorna in possesso con queste delibere. Volevo precisare, non so se nella lettura lei lo ha fatto, che ovviamente ci riferiamo esclusivamente alle proprietà immobiliari che ricadono nei piani di zona, quindi a non tutto il patrimonio capitolino, ma solo a quegli immobili che ricadono nei piani di zona. Grazie.